Centinaia di visitatori nel centro storico che pareva quello di un tempo. Luci di Natale, famiglie e bambini a spasso, una fiumana di persone che è voluta esserci per ritrovare le tante iniziative proposte per queste feste natalizie. A giudicare dagli sguardi e dalle parole, le luminarie di quest'anno sono piaciute ad aquilani e turisti. Signora, lei sta facendo delle foto, come sono queste luminarie quest'anno? Bellissime, bellissime proprio. È rimasta contenta? Assolutamente sì, perché almeno cominciamo un pochino a rinascere, vive il Natale. C'è anche tanta gente, è bello rivedere. Come no, certo, ci mancava. Siamo contenti e ringraziamo il signor sindaco. È dell'Aquila? No, sono di Roma, però i miei genitori sono vicino L'Aquila. Quindi conoscevi già la città? Sì, sì, prima, anche prima del terremoto. Com'è rivedere il centro così? Vabbè, triste rispetto a come era prima, però rispetto a un anno fa ho visto dei miglioramenti. Bellissime. Piaciute, signora? Sì, tanto, moltissimo. Che effetto fa rivedere il centro così pieno, con queste luci? È uno spettacolo un po' diverso, insomma, rispetto... Beh, sì, finalmente un po' di vita, un po' di luce, un po' di colore, che manca in questi posti normalmente. Avete sfidato il freddo comunque? Sì, 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 sicuramente, avremmo sfidato qualsiasi cosa. È bellissima, scalda il cuore. E noi siamo sinceramente ammirati e siamo contenti perché finalmente vediamo un Natale che può entrare in competizione oggettivamente con tante città d'arte italiane, perché le luci sono oggettivamente molto belle. Io l'ho scritto oggi, sono addirittura belle anche quando sono spente, in particolare quelle che sono lungo il corso stretto su via Garibaldi, perché poi si intersecano con questa bellezza, con la bellezza ritrovata di tanti monumenti, di tanti palazzi, per cui devo dire finalmente, insomma, oggettivamente un Natale bello, che scalda il cuore dopo tanti e tanti anni di buio. Che effetto fa rivedere anche così tanta gente in centro che è voluta esserci in questo sabato dell'Immacolata? Una iniezione di allegria incredibile. Rubo una frase del marito: tira fuori il bambino che è in noi. Raniero, la foto più bella che hai fatto questo pomeriggio, che poi vogliamo vedere, però intanto... Ti dico quante foto ho fatto oggi pomeriggio. Ho fatto 100 foto precise, no, 258 foto precise, non lo so. E quella più bella non c'è, la decreteremo. La devo vedere dopo, la devo vedere dopo.